Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1457esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Mi scuso subito se ho iniziato uno la puntata un po' dall'esc, ma ho fatto troppo presto a premere. Due, se siamo già qua. Abbiamo passato questa che forse era la parte più bella, magari poi la faremo un'altra volta. Qui alla fine era un traghetto dove mi ricordo, questa strada l'abbiamo già fatta perché me la ricordo comunque. E cosa dirvi? Mi sono dimenticato il microfono spento, ho pensato di ricominciare la puntata. Giusto per là dove c'era la barchetta, qui tra i tornantini, ho fatto la pausa, ho fatto 11 ore e un quarto, insomma più di 11 ore. Quindi ora siamo belli tranquilli e beati. Facciamo l'uscita di posizione così ci danno la multa. Non ricordo bene quando è che ho spento il microfono, ma in teoria la scorsa puntata dovrebbe essere a posto, spero. Spero di non aver fatto casino. Qui c'è anche Lenk, mi dice. In realtà non è vero. Ok, via, prendiamo la autopista. No, qui non credo si chiami autopista, però vabbè. E via, prendiamo autostrada. Prima parlavo dei tempi di guida e riposo del crono tachigrafo, insomma del regolamento 561-2006, quello lì, insomma. Praticamente noi dovremmo guidare, parliamo di tempi di guida, oggi parliamo di tempi di guida, così apriamo il bel dibattito, vabbè. Allora, il camion si può guidare un massimo di 10 ore al giorno, non di più. Di media, regolarmente, si può guidare comunque 9 ore. 10 ore le puoi portare due volte a settimana. Queste 9 ore però devono essere frazionate. Queste 9 o 10 ore devono essere frazionate da dei riposi giornalieri. Questi riposi giornalieri devono essere effettuati al massimo ogni 4 ore e mezza di guida. Ciò significa che io parto il camion, accendo il camion, metto la tessera, la scheda, la carta del conducente. Lunedì mattina guido per 4 ore e mezza, dopo quelle 4 ore e mezza sono costretto a fermarmi per almeno 45 minuti. Questo video poi lo cerco di far bene, dai, vediamo se ci riesco. Per 45 minuti. Dopo 4 ore e mezza per forza devo fermarmi 45 minuti. Oppure, nell'arco delle 4 ore e mezza, posso fare un quarto d'ora prima, tipo guido 2 ore, mi fermo un quarto d'ora, prendo caffè, poi mi rimetto in viaggio, faccio 2 ore e mi fermo qua 30 minuti. Così, prima 15 e poi 30, non il contrario, abbiamo fatto 4 ore e mezza. 45 minuti, scusate. E quindi ripartiamo con le ore resettate, possiamo guidare altre 4 ore e mezza. Questo possiamo farlo, fino a 9 ore di regola e poi 10 due volte a settimana. Non per forza devi guidare 4 ore e mezza per fare 45 di pausa. Puoi guidare appunto 3 ore, poi fai 45, così hai di nuovo 4 ore e mezza, diciamo, full. E ti organizzi, insomma, tu il viaggio come preferisci. O se sei agli scarichi, no, da qualche parte, per dire, prendi davvero un caffè, o ti tocca aspettare perché devi aspettare, tipo, che ti mandino dei documenti. E quindi hai tempo, ti metti lì un quarto d'ora, fai la tua bella pausa, che sul tachigrafo è il simbolo del lettino, stai lì un quarto d'ora e boom. Poi abbiamo appunto 4 ore e mezza, 45 minuti, 4 ore e mezza, 45, se poi usiamo la decima ora, 4 ore e mezza, un'ora. E poi fine. C'è una piccola deroga che dice che il conducente è autorizzato a proseguire il viaggio oltre le 9-10 ore di guida se non riesce a trovare un posto, diciamo, finché non trova un posto sicuro per se stesso e per il carico. Per dire, scusate, in questo momento finiamo le ore di guida, non mi fermo qui, vado avanti, poi quando faccio la stampata con la scheda, con il cronotachigrafo digitale, bella quella, scrivo dietro, oppure con il disco scrivo dietro che mi sono dovuto, diciamo, ho dovuto usufruire di questa deroga per poter arrivare in un posto più consono. In teoria va bene, sarebbe sempre meglio non farle. Questo va bene per la guida, per l'impegno no.
per l'impegno, se siete fuori impegno, non vale questa cosa qui, perché insomma vi dicono dovevi pensarci prima, dovevi fermarti prima. Con la guida a quanto pare va bene, meglio. E qui ci siamo, i tempi di guida giornalieri. Poi abbiamo i riposi, appunto. Giornaliero è 15:30 oppure 45 minuti. Poi abbiamo il riposo invece. Questi sono i tempi di guida e di riposo. Poi abbiamo i riposi giornalieri, in teoria si chiamano così, ovvero notturno, quelli diciamo di notte, o comunque una volta che hai finito le tue 9-10 ore di guida devi farli per forza, e sono di regola 11 ore, 11 ore filate che stai sul lettino. Se tu non hai esigenze puoi usufruire di 3 volte in una settimana. Il chissà perché io non riesco mai a respirare quando parlo, dovrei parlare più piano. Se tu hai esigenze particolari puoi 3 volte a settimana ridurre queste 11 ore a 9 senza nessun bisogno di recupero, senza niente. Puoi ridurle a 9, ovvero 45, 4 ore e mezza, 45, 4 ore e mezza, 45, 1 ora, manettino, tendine, puoi farla sul camion, la pausa, se hai la cuccetta, altrimenti no. Metti, vabbè, anche prima nel 45 lo mettevi sul lettino, metti sul lettino, 9 ore, ti svegli la mattina, boom, 4 ore e mezza, 45, 4 ore e mezza, 45, 4 ore e 1 ora, e finisci. Puoi fare, appunto, le 10 ore 2 volte a settimana, e invece le 9 ore di riposo, 10 ore di guida, 2, 9 ore di riposo, 3 a settimana. Puoi frazionarle queste 10 ore, queste, no, scusate, non, questo riposo giornaliero, diventano poi 12, perché ne abbiamo 11 di base, 9 di ridotto, e poi ne abbiamo 12 di nuovo che sono frazionabili in prima 3 ore e dopo 9 ore. Ciò significa che non puoi fare prima 9 ore e poi 3, prima 3 e poi 9. E poi frazionarle, appunto, e però in tutto sono 12. Quindi ognuno sta a vedere come gli conviene fare tutto ciò. Se uno magari è stato fermo perché non si sa, perché non dovresti essere fermo allo scarico mettendo il lettino, però vabbè, quando sei fermo allo scarico ne arriviamo dopo. Se uno per qualche motivo è stato fermo e ha fatto 3 ore di pausa, gli conviene poi farne solo 9, non ne rifà 11, o comunque ne fa 9, ma se non è state 3 non va a scalare quelle ridotte, ma è il frazionato. Questo devo prendere il fiato, io non ce la faccio mica a parlare senza prendere il fiato. No, fermiamoci in autogrill, che facciamo i nostri 45. Abbiamo il riposo settimanale. Il riposo settimanale di regola sono 45 ore, ovvero praticamente sabato e domenica fermo. Se tu non puoi fare 45, anche qui abbiamo ridotto e frazionato. Allora, no, gasolio magari anche no. Ancora mi dovrei fermare, teoricamente 10:30. Ok, qua devo andare. Mi sembrava di averlo visto di là. Ok, ci mettiamo di qua. Non perché, mamma mia come mi sono messo male. Mamma mia. Ok, fermiamoci, facciamo i 45. Sono le 10:17, quindi facciamo venire le 11:1. Abbiamo fatto 50. Ripartiamo. Ok. Allora abbiamo di norma 45 ore. Possiamo portarle a 24. Basta che le ore di riposo poi le recuperiamo entro la fine della terza settimana. Quindi per dire, oggi ne faccio... Oggi cos'è? Martedì. Vabbè. Questo weekend faccio solo 24 ore di riposo, boh, vorrà dire che il prossimo o le recupero oppure posso di nuovo farne 24. Invece poi la terza settimana per forza devo recuperarle tutte quante, quindi 45 meno 24, 24 24 fa 48, 47 46 45 sono 21 ore, giusto?
24, 20, 44 e 3, 45. Quindi 21 ore devo recuperarle. Se io guido, faccio le 24 di pausa, praticamente dormo solo la domenica, faccio pausa solo la domenica per 2 settimane di fila, vuol dire che la terza settimana devo star fermo 21 più 21 più 45, perché le 45 normali ci spettano sempre, quindi praticamente non lavori più. E c'è infatti chi lo fa. Ci sono quelli che magari fanno particolari trasporti, tipo servizi navali, forniture navali, o magari tipo quelli che Formula 1, così, che devono magari fare veramente tante distanze. C'è un mio collega che me ne parlava, che non è tanto di questo tipo di trasporto. Magari per esigenze devono viaggiare molto e magari fanno 2 settimane a tutto e poi fanno una settimana praticamente in ferie. Può capitare. E questi sono i riposi, tutto qua. Queste sono le ore di guida e di riposo. Ci sono alcuni tachigrafi più vecchi che ti abbuonano delle cose in più. Magari alcuni tachigrafi ti contano come riposo, diciamo come pausa, guida, le interruzioni. Invece di contarti 45 in 15 più 30, te li contano anche se fai 15, 15, 15, te li contano se fai 30 e 15. Ci sono poi altre cose, non lo so. Questa cosa qui dei 15, 15, 15 e 30, 15, so che c'è. Alcuni tachigrafi te la contano, però attenzione, non è detto che se il tachigrafo la conta, allora io sarei dovuto andare di là perché c'è il telepass. Però pazienza, attenzione, non è detto che se il tachigrafo la conta, allora va bene, no, perché resta comunque illegale. Mi aprite o non mi aprite? Vabbè, andiamo. Resta comunque illegale, quindi non la potete fare. Poi facciamo una dogana, intanto vi parlo di queste ultime cose. I simbolini tipo di guida del tachigrafo ce ne sono diversi. Oh, mamma mia, questo qui potrebbe essere una lunga coda. E potrebbe essere un argomento lungo da affrontare nella prossima puntata. Direi di sì, quindi se riesco a fermarmi un attimino qui ne approfitto. Vabbè, vi dico solo i principali, poi tutti gli altri ve li dico nella prossima puntata. Scusate, ho dovuto un attimo digerire, capita anche a me. Allora, principali abbiamo la guida, quando sei in guida, tachigrafi analogici lo devi impostare tu, automatici, tachigrafo, diciamo a disco lo imposti tu quello che hai dietro il cruscotto, come per esempio lo Scania SR4 ce l'aveva lì dietro e altri camion. Poi ci sono quelli a disco automatici che lo fanno loro, o comunque tu. È difficilissimo da spiegare. Facciamo che ci fermiamo e cominciamo bene di preciso nella prossima puntata, perché sennò qua non finiamo più. Devo partire un pochino più indietro. E non mi va di prolungarmi troppo in questa puntata. Facciamo appunto qui la dogana e ci vediamo poi nella prossima. Quindi ci accostiamo qua. Io metterei già il musetto qua davanti, così magari non mi passano avanti. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.